Pronto. Eccomi. Ma l'ISDN è salito? Ma nel frattempo voi siete partiti con le immagini? Ah, quindi Bacchini l'Italia lo sta vedendo. Perfetto. Abbiamo il telefono, vieni qua vicino a me. No, arriva in ritardo con... Non importa. Vabbè, allora non commentiamo fatti. Buongiorno da Mosca. Buongiorno da Mosca. Buongiorno dalla Megasport Arena di Mosca, da Arianna Secondini e Franca Bianconi. Per un problema tecnico il nostro audio vi avviva in questo momento via telefono, ma vi lasciamo seguire, grazie al coordinamento di Giorgio Sgarbi, le immagini di Paolo Bacchini e poi commenteremo con Paola con Franca Bianconi. Uno splendido, splendido Paolo Bacchini. Lo vedete come esulta, davvero si è ripreso dopo lo short program di ieri che purtroppo lo ha visto classificarsi alla 23esima posizione, ma Paolo è stato davvero straordinario, oggi ha dimostrato il suo valore. Ieri quel triplo Axel, il suo salto col quale davvero lotta ogni volta, lo ha tradito, ma non questa volta, è stato veramente tutto fatto alla perfezione. Tra l'altro bellissimo questo suo programma libero sulla musica del Cirque du Soleil. Allora io passo subito la linea a Franca Bianconi per il suo commento tecnico. Franca. Sì, felici, Paolo davvero contento, guardatelo qui, ha gestito benissimo la gara, è arrivato fino in fondo, anzi la miglior prova proprio il libero finale, guarda la contentezza di tutti, Emanuela Gaia, la team leader della squadra italiana, e eccolo qua, il triplo axel iniziale, guarda, atterrato benissimo, con facilità, salto che a Paolo dà sempre un po' di problemi, invece questa volta molto molto bene, la combinazione anche triplo Lutz solo col doppio Tolup invece che col triplo Tolup dietro, ma comunque bene, a quel punto è andato tranquillo, ma ha gestito bene fino alla fine, ha avuto proprio un gesto di soddisfazione con l'ultimo doppio Axel, consapevole di aver fatto percorso netto, insomma libero pulito, e naturalmente questo è quello che tutti gli atleti vogliono da se stessi, l'altra combinazione di due tripli, direi che Paolo può ritenersi più che soddisfatto davvero, stasera festeggerà sicuramente per questo libero.
guarda, poi noi l'aspetteremo ovviamente in postazione, perché poi Paolo è sempre veramente disponibile. E ora è il momento della verità per lui. Lo vediamo con il suo allenatore Peter Guter, con la team leader che ha accompagnato la squadra italiana, Manuela Gaia. È davvero straordinario, 124-17, il suo miglior best stagionale, con 64-87 per i Technical Elements, 59-30 per i Program Components, dunque per un overall di 183-13. Guardate, guardate la felicità di Paolo Bacchini, questo ragazzo davvero se lo merita.